firma solo la busta paga quando la piglia. Allora, l'ultima notizia, perché è una notizia, queste cose servono pure per informarsi, ed è ufficiale, sono pronto ad essere smentito in qualunque momento. Abbiamo scoperto da un'indagine dei nostri inviati a L'Avana che ci sono decine di progetti approvati, o perlomeno cosiddetti, a Relus a Milano, che però il comune dell'Aquila, da parte di Cineas, che però il comune dell'Aquila non conosce perché i computer non dialogano. Per cui ci sono, forse pure fra di voi, diversi cittadini che hanno finito, avrebbero finito, ci manca solo il passaggio del comune, che devo dire per la verità è abbastanza veloce, quello del rilascio del buono contributo, che praticamente ha il progetto approvato e non lo sa, perché da Cineas seguitano a inviare dei messaggi e i computer non dialogano. L'abbiamo scoperto andando a Milano. Questo ci tocca di fare, almeno il terremoto ci fa viaggiare. Grazie. Prego? Questi sono in quelli vostri, io che ne so, ecco appunto, questa era la domanda. Grazie. Antonio. E dobbiamo essere brevi, perché vorrei essere molto breve. Io penso che questa assemblea non voleva mettere a processo gli ingegneri, ma soltanto gli ingegneri che hanno moltissimi incarichi che ci sono, ok? E contro questi ingegneri che hanno tantissimi incarichi che ci sono, e però non è solo il problema degli ingegneri, scusate, ma allora noi non vogliamo fare questo processo e neanche vogliamo giudicare più di tanto neanche gli ingegneri che hanno tantissimi incarichi. Speriamo che qualcuno prima o poi ci pensi. Io penso che la cosa più importante, Massimo, la rivolgo a te. Io penso che questa assemblea, non perché questa assemblea, perché sta a Piazza Duomo, perché sta al centro della città, perché sta al centro del cratere, ma perché in questa assemblea si possono riconoscere tutti, quelli del centro storico, quelli della periferia, quelli delle frazioni più limitrofe e quelle degli immediati comuni che circondano la nostra amatissima città. Da questa assemblea noi vogliamo che tu, signor sindaco, ci dica davvero che possiamo essere partecipativi delle scelte del comune, dell'Aquila, cioè dell'amministrazione che tu governi politicamente nella nostra città. Perché ti dico questo? Perché voglio che sia realizzata la più ampia unità tra cittadini e comune, in quanto ritengo che probabilmente per scelte governative, per scelte che sono anche legate alla tradizione che purtroppo non è stata mai davvero organizzata a livello legislativo, ma da quella tradizione che ormai ci vede, perché in Italia i terremoti avvengono troppe volte, per troppi anni si susseguono, ebbene hanno deciso che ci deve essere un governatore della regione che negli altri casi e negli altri terremoti coincideva anche con quella che era il capoluogo di regione, in quanto gli interessi erano spostati su piccoli centri, perché mai un terremoto aveva colpito un centro così abitato e così grande come il capoluogo di una regione che è L'Aquila. E allora io non sono affatto d'accordo che un signor Chiodi deve governare la città dell'Aquila, perché è nella città dell'Aquila che ci sono l'80% dei danni sismici di questo cratere. Chiodi, allora io voglio che questa assemblea, oltre a saper fare queste bellissime riunioni che sono importantissime, penso che sia importante andare alla regione, programmiamo una manifestazione al palazzo di vetro della regione, dove sta il signor Chiodi, che non mi rappresenta molto, mi dispiace, ma io la penso così e lo dico chiaramente. E voglio che le scelte siano davvero partecipate insieme ai cittadini. Dico un'altra cosa, per parlare bene un po' degli ingegneri e non far preoccupare troppo dei massi.
Gastone Grosmo. E comunque architetti, ma... Allora, c'è il mio ingegnere che già ha presentato 3 volte il progetto per la ricostruzione, 3 volte Cineas, che non la voglio più, signor Sindaco, 3 volte De Luis, che non la voglio più, signor Sindaco, 3 volte Fintecna, che non la voglio più, signor Sindaco, non le voglio più perché con quei soldi tu prendi dei bravi progettisti, dei bravi tecnici e ingegneri, come hai fatto con l'architetto Iacovoni, che è una splendida persona e capace di portare avanti il suo ruolo, e fare arrivare le pratiche dei cittadini a queste persone e non a questa filiera che non mi piace. Un'altra cosa che hai detto questa sera e non mi piace è linea amica, perché io vorrei che i cittadini che stanno qui, che siamo tutti cittadini come te, uguali a te, l'hai detto anche tu che ti senti cittadino come noi, vero? Allora io linea amica lo sai perché la conosco, Massimo? Perché mi manda gli ordini di sgombero della casa, perché mi dice che viene dentro l'ospedale a portarmi le notifiche. Linea amica, io se questo la conosco, linea amica la conosco perché rasenta proprio il sadismo della persecuzione contro una persona, un tuo cittadino che sono io, no? Quando arriva addirittura a propormi un cambio di appartamento mentre si svolge il mio caso nel Consiglio di Stato, è grave! Linea amica non può governare anche la ricostruzione della città, come non è giusto che vada a governare ancora su quei casi di disperazione, perché anche i singoli hanno diritto. Allora, sì, il centro storico, allora, una cosa importante ha detto l'architetto Iacovoni, e questo io la voglio rimarcare, qua, non solo a livello tecnico, perché ha spiegato come e perché va ricostruita questa città e soprattutto il centro storico di questa città. Ho finito, sto parlando di una cosa importante davvero, ma addirittura ha detto che vanno trovate immediatamente le risorse per ricostruire questa città, cioè mi sembra di aver capito che sarebbe giusto individuare delle risorse ad hoc per la ricostruzione del centro storico, perché è importantissimo, cosa altrettanto ingiusta che è avvenuta fino ad oggi, nella periferia, che ci sono persone che hanno ricostruito la seconda e la terza casa perché si trovavano in certe aree e con certi ingegneri che sono andati più spediti, e ci sono invece delle persone che ancora non ricostruiscono la prima casa. Questa ingiustizia, perché se no poi corriamo il rischio di Gemona e di Camerino, signor Sindaco. Massimo, ti voglio bene, perciò ti ho detto tutto questo. Grazie all'appassionato Antonio. Una domanda un po' certina. Allora io volevo fare solo una domanda semplicissima. C'è una proposta di un urban center e un osservatorio. Volevo sapere dal sindaco